bellissima, veramente bellissima. Io non c'ero mai stato, bellissimo. Non l'ho neanche stato. È stato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, la vera star della 24 ore Castelli che ha preso il via a Feltre nella serata di venerdì 9 giugno. Bagno di folla per il cantante che fa parte del team C'è da fare, capitanata da Paolo Kessisoglu, una delle 60 squadre a cui si aggiungono 30 ciclisti solitari che gareggiano a scopo benefico. Nel tempo la corsa è diventata un connubio tra sport, solidarietà e spettacolo e anche quest'anno, oltre all'artista romano, non sono mancati i nomi di rilievo. Da Renzo Rosso, imprenditore di diesel, a Paolo Belli, a Melissa Satta, fino ad arrivare al campione olimpico Davide Ghiotto e agli ex pro Gilberto Simoni, Filippo Pozzato e Sonny Colbrelli. Una Feltre fervente e attrezzatissima, con stand, punti di appoggio, accampamenti in supporto alle diverse squadre che puntano alla vittoria per poter sostenere le realtà che hanno individuato come beneficiarie. Attesissimo l'esito del duello ciclistico tra l'attore comico Paolo Kessisoglu e l'imprenditore vicentino Renzo Rosso. Il primo, in corsa per sostenere i giovani in difficoltà nel post-Covid, l'altro per raccogliere fondi destinati alla fondazione OTB che sta aprendo in tutta Italia una serie di empori solidali e di supermercati gratuiti per famiglie in difficoltà.